Di chiacchiere in campagna elettorale se ne fanno tante. Io mi ricordo dell'ultima campagna elettorale allorquando più compagini che si presentavano alle elezioni fecero riferimento al canale dei pescatori e dissero: vabbè, risolveremo il problema perché tanto è un problema di facile soluzione, basta consolidare la banchina di Ponente, allungare quella di Levante e di conseguenza il problema si risolve. Così non è stato, chiaramente, ma non è che adesso vogliamo a tutti i costi addossare la colpa a questa amministrazione né tantomeno a quelle passate, però una riflessione va fatta, cioè quanti centinaia di migliaia di prima di lire e poi di euro sono state buttate in questo canale? Tanti, molti, troppi, e a questo punto è ora di intervenire in maniera seria, perché non è possibile che ogni volta che c'è una mareggiata la sabbia passa sotto la banchina di Ponente e si ferma proprio nel punto finale di questi bandoni, determinando poi quella penisola che non permette alle barche di uscire né di entrare, o comunque di entrare e uscire con molta molta difficoltà. Adesso la draga, che era già venuta una quindicina di giorni fa e aveva risolto in parte il problema, è tornata e sta lavorando di notte, evidentemente, perché poi il giorno c'è una spiaggia libera vicino e quindi non è tanto salutare avere la draga che tira sulla sabbia e la riversa proprio nel mare dove c'è tra l'altro il divieto di balneazione. Ma comunque, insomma, questo è quello che sta succedendo anche quest'anno, cioè che la sabbia viene tolta e poi viene riportata dal mare e viene ritolta e viene riportata dal mare e viene ritolta e viene riportata dal mare. Adesso interrompo il filmato, se no devo dirlo in eterno. Speriamo che la prossima giunta risolva.